Innanzitutto, buongiorno a tutti. Io oggi volevo condividere con voi alcuni spunti che riguardano un po' i trend innovativi del momento. Abbiamo già avuto modo di raccogliere alcuni di questi spunti dalle persone che hanno parlato finora, quindi facciamo anche un po' il recap di quello che è il trend del mondo assicurativo del momento. Lo facciamo da un punto di vista un po' più tecnologico, noi siamo un'azienda che si occupa di digital transformation e quindi la vediamo proprio su un trend evolutivo. E che cosa si può fare, cosa si è fatto, la nostra esperienza, l'esperienza che abbiamo maturato in questo settore con casi di successo internazionali e come ci muoviamo, cosa pensiamo che possa succedere nel prossimo immediato futuro. Parliamo chiaramente in prima battuta di quello che è il trend del mercato italiano. Sappiamo perfettamente che abbiamo avuto varie wave di innovazione in ambito tecnologico. Io personalmente ho seguito tutte le wave della New Economy dal 99, dal 98, quando in Italia si iniziava a parlare di siti web, si iniziava a parlare di digitale, di trasformazione digitale, ma all'epoca era più una copia del mondo fisico. Il digitale era una copia del mondo fisico. Si cercava di emulare, di simulare il mondo fisico in un mondo virtuale. Oggi non è più così, è esattamente l'opposto. Quindi è il mondo fisico che a volte fa fatica andare dietro al tema del digitale, perché il digitale va a doppia velocità, riesce a creare modelli di business completamente diversi e quindi il mondo fisico inizia a far fatica a trovare una sua dimensione. Questo lo vediamo con questa disruption che ci ha permesso di andare in direzioni diverse, ci ha permesso di essere più veloci, più smart, ci ha permesso di esserlo grazie sicuramente ad un'evoluzione della connettività profonda. Oggi con uno smartphone, con qualsiasi device, riusciamo a fare qualunque cosa inimmaginabile in tempi pregressi. Quindi, grazie ad alcuni elementi fondamentali che sono sicuramente la connettività, sicuramente un tema di analisi del dato puntuale, dell'intelligence, riusciamo da una parte a sviluppare una customer experience profonda, quindi a cambiare il modello di business verso un cliente che prima in tempi passati subiva in qualche modo un offering, subiva un processo digitale ancora embrionale. Oggi è il cliente a avere il possesso del processo, quindi dobbiamo reagire noi, dobbiamo essere pronti a offrire loro tutto quello che possiamo fare in maniera customizzata, personalizzata e quindi a soddisfare la richiesta, perché il cliente oggi è più preparato, sa cosa vuole ottenere. Quindi dobbiamo essere noi pronti a riuscire a dare il meglio di noi stessi. Lo facciamo non soltanto grazie a questa connettività così spinta, ma soprattutto grazie alla possibilità che abbiamo oggi di intercettare una quantità di dati enorme, gigantesca. Si parla di big data, si parla di data lake, si parla di informazioni strutturate e non strutturate. Sappiamo che tutto questo serve a trasformare il nostro business in un business cliente-centrico, a riuscire con le nostre tecnologie sempre più all'avanguardia, sempre più learning, quindi che imparano sui processi che vengono utilizzati tutti i giorni, che cosa erogare, che cosa dare. E il dato del cliente, il dato dell'azienda diventa l'asset fondamentale per costruire il nostro business del futuro. Questi due elementi fanno sì che il business possa essere più veloce, più smart, a costi potenzialmente anche ridotti, per riuscire a competere su un mercato sempre più hard, sempre più globale. Cosa diciamo rispetto alle componenti chiave del settore di mercato? Quindi abbiamo detto che abbiamo dei clienti che sono informati, preparati, sanno come muoversi in un mondo digitale complesso, hanno strumenti, device sempre più sofisticati. Vediamo in continuazione quali sono, diciamo, le evoluzioni che gli smartphone hanno oggi nel mondo e quindi dobbiamo essere pronti noi a intercettare la novità tecnologica per dare segnali di business, risposte di business importanti. Variare le nostre proposte commerciali in funzione di questa evoluzione tecnologica
e riuscire in qualche modo a ristabilire un contatto, una connessione diretta tra chi vende e chi compra, in modo tale da avere sempre di fronte a noi un consumatore soddisfatto dei nostri prodotti. Dal punto di vista di business, quindi, relazione col cliente sempre più forte e più spinta, un offering specializzata, ma ricordiamoci che abbiamo anche da gestire dei costi. Nel mondo innovativo, nelle insurtech, sicuramente stiamo imparando che una insurtech è in grado di velocizzare, è in grado di accelerare dei processi perché ha snellito il proprio back office con strumenti tecnologici a sua volta. Quindi essere pronti a reagire, essere pronti anche a snellire i processi interni, perché questo fa la differenza. L'altro elemento importante è quello che ho chiamato decommoditizing. Fino a qualche anno fa si stava pensando alla tecnologia come strumento, come commodity. Vediamo anche questa pervasività del cloud, questa pervasività dell'outsourcing, questa pervasività di strumenti che hanno un po' confinato alcuni aspetti della tecnologia in commodity, no? Ci serve qualcosa, la compriamo un servizio, chi lo fa non lo so, che tecnologia c'è dietro non lo so, ma questo non consente a nessuno di essere competitivo sul mercato. Quindi dobbiamo uscire dal paradigma, riduciamo i costi semplicemente, compriamo un servizio semplicemente, ma compriamo un servizio che ci fa crescere, compriamo un servizio che ci rende unici. È per questo che le organizzazioni devono pensare un po' in maniera più allargata. Quindi non compro un servizio, non compro un cloud, io compro un modello di business, compro o mi associo o mi alleo con dei partner. Si è parlato di ecosistemi fino a qualche minuto fa, l'ecosistema è fondamentale. L'ecosistema crea il business, crea novità, crea competitività, insurtech o altro business che è fuori dal nostro mondo abituale, ci serve a rompere queste barriere, a trasformare quello che era commodity in qualcosa di alternativo. Questo consente uno scaling up, consente di riuscire a gestire al meglio, più velocemente, anche numeri più importanti, più significativi, sapendo anche che oggi il regolatorio ci sta portando a essere più presenti in maniera più competitiva sul mercato. È lo stesso regolatorio che sta distruggendo alcune barriere pregresse, quindi fino a ieri ci creava barriere, oggi ci crea opportunità. Dobbiamo coglierle perché il mercato si fa sempre più difficile. I nuovi modelli di business. Si è parlato di microassicurazioni poc'anzi. La microassicurazione consente anche di trasformare il concetto di protezione e di rischio verso i consumatori. Fino a ieri l'assicurazione era vista come un qualcosa di monolitico, qualcosa che bisognava fare almeno una volta l'anno. La microassicurazione ci consente non soltanto di catturare più mercato, ma anche di divulgare un'informazione diversa, di dire che cosa serve a una persona in un certo momento. Quindi è anche un'operazione di learning verso il consumatore, riuscire a far capire che si passa da un'assicurazione standard a un livello di protezione su un rischio specifico, su un rischio puntuale in un certo momento, in un certo contesto, e quindi a trasformare proprio il rapporto che c'è tra un assicuratore e un cliente. Questo ci offre varie opportunità, anche di catturare informazioni che altrimenti non comprenderemo, non avremmo. Avere una persona che vuole assicurarsi in un certo momento per un'attività sportiva piuttosto che per un viaggio ci fa capire i comportamenti, ci fa capire la virtuosità del nostro consumatore e quindi ad accumulare una quantità di dati che specializzano sempre di più l'offerta e soprattutto il premio, perché poi il consumatore vuole essere premiato per il valore di rischio che attribuisce alle cose. L'altro concetto importante è quello della collaborative insurance, me ne abbiamo parlato poco fa, ecosistemi allargati, lavorare su business alternativi e lavorare insieme per un successo comune.
I virtual agent, perché parlo di questo argomento? Perché abbiamo bisogno anche di essere presenti 24 ore su 24. Abbiamo bisogno di dare al cliente il massimo supporto, di riuscire a gestirlo nelle sue interezza, nei vari momenti della sua vita, quindi il momento in cui è in un aeroporto piuttosto che in una situazione complessa. Avere a disposizione anche strumenti che consentono un'interazione anche virtuale possono aiutare a riempire questi spazi, a dare una continuità di servizio. Gli altri valori, i valori di relazione con il cliente, abbiamo cercato di semplificare in questi tre elementi. Omnicanalità, abbiamo detto virtual agent, ma non solo, anche contact center evoluti, possibilità di allargare il concetto di omnicanalità verso i nostri partner commerciali, offrire prodotti sempre più personalizzati, e qui abbiamo detto che con i big data, con l'IoT e con una serie di strumenti tecnologici, con il machine learning, possiamo capire, imparare, comprendere i nuovi paradigmi, i nuovi valori che ha il cliente e trasformarli in offerta più pertinente, più contestualizzata, più specifica. E chiaramente riuscire a darne anche un'informazione di prezzo adeguata, perché come si è detto, se si riesce a dare, avere un'idea del profilo di rischio di ciascuna persona, di ciascun cliente, si riesce anche a capire come valorizzare al meglio la sua virtuosità piuttosto che no, e quindi a contestualizzare anche il prezzo. Ieri legato a fenomeni statistici, scusate, molto più ingessati, oggi abbiamo la possibilità di sapere qual è il comportamento dei nostri clienti. L'abbiamo già fatto con Edit Car molto bene, lo dobbiamo affrontare ancora meglio su il Smart Home, sulla Smart Health e sugli altri canali che conosciamo essere propri del mondo assicurativo. Le operation. Vista appunto la velocità con cui dobbiamo reagire, visto che abbiamo la capacità a questo punto di andare verso il cliente con un pricing differenziato, dobbiamo anche riuscire però da un certo punto di vista a contenere i costi. È fondamentale per essere competitivi rispetto a quelle insurtech, a quelle nuove entità che si affacciano sul mercato. Quindi perché, come facciamo questo vantaggio competitivo? Come lo affrontiamo? Con quali strumenti? Lo affrontiamo con strumenti di intelligenza artificiale, perché ci aiutano nel self-learning, ci aiutano a comprendere velocemente il cliente che tipo di prodotto vuole, in che modalità lo vuole e a che prezzo è disposto a pagare per questo. Possiamo utilizzare strumenti di robotica, l'RPA è ormai su tutti i settori di mercato, anche le assicurazioni nel back office con un approccio RPA si aiutano nella semplificazione del processo e aiutano nella gestione migliore del tempo, riducendo drasticamente l'errore umano. Lo Smart Contact Center, come dicevo poc'anzi, serve anche in questo caso a garantire una capacità di rispondere 24/7, avendo una possibilità intrinseca nello strumento tecnologico che è in grado di rispondere in maniera in tempo reale a tutte le sollecitazioni che il cliente ci propone. Quindi velocizziamo, riduciamo i costi, siamo più performanti, più puntuali, abbiamo capacità di raccogliere informazioni e questo ci aiuta anche nell'operatività quotidiana. Per finire, sui vari elementi competitivi, abbiamo anche un concetto di onboarding, concetto che è molto familiare al mondo bancario, ma anche il mondo assicurativo sta affrontando questa tematica, anche perché abbiamo bisogno, grazie a questa quantità di informazioni, a questa quantità di digitalizzazione del processo, a dover gestire alcuni momenti critici dell'operazione, che sono sicuramente quelli della verifica dell'identità del nostro cliente, a saper catturare i dati in maniera puntuale, ma essendo sicuri che le informazioni siano corrette, quindi evitando il più possibile le frodi, e affrontando anche insieme al cliente tematiche di cyber risk.
Oggi come oggi la tecnologia ci aiuta tantissimo in tanti momenti, in tante situazioni, ma il livello di rischio che affrontiamo tutti i giorni è ampio perché chiaramente le vulnerabilità sono all'ordine del giorno. Quindi in questo processo di avvicinamento al cliente in maniera più smart, più veloce, facendolo da remoto, facendolo con un virtual agent, quindi con una disintermediazione spinta, abbiamo bisogno di proteggere il cliente, di proteggere i dati, di proteggere, abbiamo chiaramente un regolatorio che ci impone di fare questo ed è corretto che lo sia, dobbiamo affrontare insieme queste tematiche. Quindi ci piace l'idea di poter velocizzare anche il processo di onboarding, non dimentichiamo gli aspetti di sicurezza che sono fondamentali per la riuscita dell'operazione. Tutto questo come insight, come quindi azienda che in questo momento sta vivendo insieme ai clienti questa trasformazione digitale, vorrei raccontarvi la nostra esperienza, che cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo, cosa vogliamo fare, con degli esempi pertinenti. Innanzitutto stiamo affrontando insieme a molti clienti internazionali il tema dell'assicurazione vita. Noi abbiamo una piattaforma completa, localizzata, che ci consente di riuscire a indirizzare tematiche importanti. In questo momento il settore vita ha diciamo delle fasi alterne, però sappiamo che per esempio sul tema unit-linked in Italia il mercato sta crescendo tantissimo, è qualcosa su cui sicuramente le performance possono essere anche più importanti e più significative. Per cui quello che vi trasmettiamo è la capacità di poter disporre di una piattaforma completa e performante, in grado di dare quotazioni in tempo reale, come dicevo poc'anzi, quindi un po' personalizzate verso i clienti. La gestione della customer experience e la gestione del rapporto cliente con sistemi di CRM sofisticati, la capacità di interagire con partner tecnologici e la possibilità di riuscire a evitare le frodi con tematiche di identità digitale. E cerco di velocizzare. Ci piace raccontare l'esperienza di Barcellona perché è un'esperienza legata al mondo IoT, anche l'IoT è in una fase di una seconda wave importante, l'IoT come strumento che ci consente di riuscire non soltanto più a catturare informazioni sul cliente, ma a poterlo addirittura erogare delle informazioni verso il cliente con dei wearable innovativi. Quindi si parla di in-thing, si parla di in-app, che riescono a raggiungere il cliente e dare loro delle informazioni puntuali sul caso specifico, sul momento specifico, monitorando tutte le attività che svolge. Per contro, parliamo anche in questo caso di smart onboarding, abbiamo lavorato con una compagnia assicurativa primaria spagnola e riusciamo veramente in 5 minuti a dare una user experience al nostro cliente e averlo on board facilmente. Ancora, abbiamo parlato di videoperizia, era nel titolo, me lo faccio dire, era nel titolo. Abbiamo parlato di videoperizia. Videoperizia è chiaramente quello strumento che in questo momento sta un po', diciamo, tracciando la nuova era del processo digitale, che aiuta, è un win-win tra la compagnia e il cliente. Perché? Perché da un lato la compagnia riesce in tempo reale ad avere informazioni sull'incident e a riuscire a collegarsi con il cliente, a ridurre la frode e al contempo dare al cliente la possibilità di essere liquidato in un tempo utile. Questi strumenti possono essere utilizzati anche con il supporto della blockchain per far sì che gli smart contract che vengono utilizzati siano effettivamente l'anello di congiunzione tra il cliente e la compagnia in maniera trusted, sicura ed efficace. Abbiamo sviluppato un progetto di robotic process automation per l'ottimizzazione dei costi, per la riduzione dei costi e per riuscire a aumentare, amplificare il numero di transazioni
della compagnia assicurativa di back-end, e questo, diciamo, è la nostra offering primaria che ho cercato di raccontarvi in questo framework, in questo momento importante per noi, che ci piace raccontare le nostre esperienze. Siamo nella fase evolutiva del processo e quindi avremo possibilità di raccontare nuove cose lavorando insieme a voi nel prossimo futuro. Bene, grazie ad Anna Maria Arcese, Head of Insurance Market di Indra.